Sfida, e anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Quali adesso gli obiettivi per il futuro dopo i tanti successi che hai raccolto? Ma gli obiettivi sono sempre quelli di cercare di migliorare anno per anno, cercare di trovare, diciamo, la stagione perfetta con meno imperfezioni, e quindi l'anno prossimo nuovi stimoli ci sono, non vedo l'ora che inizi la stagione. Per me è un piacere correre in moto, quindi mi manca quando non ci sono le gare. Pensando invece agli inizi, alla tua terra, alle difficoltà che comporta, cosa pensi? Ma sono state alla fine cose che mi hanno fortificato molto, perché diciamo, mi hanno forgiato diciamo, l'anima e anche, diciamo, la volontà, il sacrificio che ci vuole per emergere dalla Sicilia, dove non ci sono assolutamente strutture, dal sud in generale dove non ci sono strutture, è sicuramente una grossa soddisfazione. Quindi speriamo che nel futuro migliori qualcosa e si riesca per i giovani del futuro riescano magari a avere qualcosa in più. In provincia di Messina ci torni di rado, quali le sensazioni? C'è comunque l'affetto della gente che peraltro riesce a seguirti magari soltanto in televisione, non può dal vivo. Ma è sempre un piacere tornare qua, per me dagli esordi delle prime gare in Sicilia arrivare a tornare, diciamo, a Messina e avere tantissimi fans, anche andare in giro per strada diventa difficile, però questo per me è molto positivo. Poi quando posso organizziamo degli eventi sempre nella provincia, lì a Patti, e quindi magari i fans hanno qualche opportunità in più di vedermi. Con 5 titoli consecutivi già in tasca, c'è il rischio di perdere qualche stimolo o si riesce a trovare sempre un obiettivo da centrare? Ma è sempre difficile ogni anno trovare nuovi stimoli, trovare nuovi obiettivi. Il mio obiettivo è sempre quello di finire davanti a tutti ogni anno alla fine della stagione. Finché riesco a trovare questi stimoli si va avanti.